Buongiorno ragazzi, io non regalo set di pentole, televisioni o PC per far iscrivere le persone, anche se è gratis. Ma chi millantava televisioni e PC per far iscrivere la gente si è comunque comprato gli iscritti, mettila come ti pare, illudendoli poi non dando né PC né televisioni. Siamo alla frutta. Ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Io ricordo, attenzione ai furti di identità e alle false informazioni, perché partiamo bene. Comunque, a parte questo, per chi volesse sostenere il canale, ragazzi, l'iscrizione è gratis, però io non ho pentole, non ho televisioni, non ho nulla da darvi. Decidete voi cosa fare. A parte questo, continua ancora l'incognita del centrale che urge, serve come il pane, lo sappiamo tutti. Io devo dire una cosa, quando io incominciai circa un anno fa a parlare di Buongiorno, vedevo un centrale forte che assomigliava tanto ad Acerbi. Mi sembra che ad aprile ci fu un'intervista di Sky ad Acerbi, al quale chiesero in quale giocatore attuale ti rivedi, e Acerbi gli fecero tre nomi. Acerbi disse assolutissimamente in Buongiorno, perché Buongiorno era il giocatore perfetto per noi. Purtroppo l'Inter non lo ha mai trattato, si è interessato, ma anch'io ho un amico che si è interessato a Diletta Leotta, ma non ha avuto successo. Quindi un conto è interessarsi, un conto è fare offerte ufficiali, perché il calciatore, con tutto rispetto per Napoli, che è comunque una piazza importante, qualora ci fosse stata un'offerta da quasi 40 milioni come ha fatto il Napoli, io penso il giocatore avrebbe scelto l'Inter, no? Anche se poi a Napoli c'è Parrucca, c'è Conte che lo chiamava e lo voleva a tutti i costi, perché Parrucca ha messo due nomi, ragazzi, sul taccuino a De Laurentiis: Giudacu e Buongiorno. E vedremo quello che succederà con Giudacu, perché Buongiorno ormai è un giocatore del Napoli, quindi era lui quello perfetto per noi, che era proprio il calciatore con le stigmate di Acerbi, poteva fare sia il centrale che il braccetto sinistro, piede sinistro, ed è quello che serve a noi. Ci siamo? Per come la vedo io, pur stimando il calciatore, soprattutto sfruttando l'onda, la scia positiva, è il momento giusto per vendere Stefan De Vrij. Perché ti dico questo? Perché ha superato i 30 anni, anche se da poco, e l'anno scorso, nei momenti topici, come dicevamo con Michele, che saluto prima al telefono, è stato quasi disastroso. Io parlo a livello difensivo, perché poi io l'ho sempre detto, De Vrij è un giocatore dal liceo classico, il classico fidanzato che tutte le mamme vorrebbero per la propria figlia, il bravo ragazzo. A noi serve uno più ignorante sull'uomo, serve uno cattivo, serve uno che nello spogliatoio guarda in faccia l'attaccante e che gli dica: l'hai messo il ghiaccio a fare, perché ti servirà dopo la partita, perché avrai lividi ovunque. Quello ci serve a noi. Di cosa ragioni? Sono tornato. Quel giocatore lì ci serve a noi. Mi si era spostato tutto. Come dicevo, De Bruyne, nei momenti topici, poi alla fine, risultato disastroso a livello difensivo. Ti faccio un esempio: l'anno scorso contro la Juve prendiamo gol perché non chiude su Vlahovic e non va a chiudere la linea di passaggio di Kostic. Fa due errori in uno. Contro l'Atalanta 1-0 lo prendiamo perché lui fa un grosso errore. Gol annullato in fuorigioco millimetrico. Cioè, contro l'Atletico Madrid all'andata fa un errore madornale, lascia Morata da solo davanti alla porta che di testa non fa gol, ma al ritorno contro l'Atletico Madrid a livello difensivo è stato disastroso. Ragazzi, bisogna dirle queste cose, per il bene dell'Inter bisogna essere obiettivi. A me piace, cioè, capito, nel complesso a me come giocatore De Vrij piace. Ma a noi serve uno forte sull'uomo e non ce l'abbiamo, perché Acerbi, fino a che si rimette dalla pubalgia,
secondo me serve un po' di tempo, settembre-ottobre. Noi in quel periodo avremo delle partite clou tra campionato e Champions, avremo dei big match in campionato ed abbiamo la Champions. Quindi, dal punto di vista difensivo, marcature, marcatura sull'uomo, abbiamo bisogno di un centrale forte come Acerbi. Hermoso, te lo dico subito, non ho problemi, stai calmo. Hermoso è un bel giocatore, sarebbe da prendere subito, ma a livello è un ottimo braccetto, ma a livello difensivo, come dicevamo con Michele, non eccelle. Serve qualcosa di più forte a livello difensivo di Hermoso, anche se a 29 anni è un giocatore da prendere, secondo me, a zero, almeno che non ti chieda la luna. Biol, quello dell'Udinese, mi piace, ma non mi convince in pieno. Non mi convince, secondo me è un po' lento, non è esplosivo, non è bravo a scappare all'indietro. Poi sull'uomo è bravo, è forte, ha personalità, guida bene la difesa, però non mi convince più di tanto. Quindi anche quello dell'Udinese, se si comincia a ragionare di 20-25, poi comunque hanno giocato in squadre dove Viola ha giocato in una squadra dove ha rischiato di andare in Serie B. Il nostro Pirola, alla Salernitana. Sarebbe da riprendere, per l'amor di Dio, sarei il primo a riprenderlo, però bisogna contare che ha guidato una difesa che prendeva una marea di gol, il ragazzo, ed ha giocato in una squadra andata in Serie B. Quindi a noi serve roba importante, cioè a noi ci serve un titolare. Di cosa stai ragionando? Hermoso è forte come giocatore, ma a livello difensivo sull'uomo non è Acerbi. Parliamoci chiaro. Allora è qui che si può puntare sull'animale perché. Nelle ultime ore sembra, pare, io ci credo poco, sembra, pare. Io lo faccio, faccio mercato, io ascolto, leggo, informo. Pare che su Kim, visti i buoni rapporti con i Bayern, si possa fare qualcosa. Quello a livello difensivo è un animale. Quello è davvero uno degli spogliatoi che dice all'attaccante annulla la scena con la fidanzata dopo la partita, ti conviene perché non sarai in grado di metterti a sedere. Quello ci serve a noi, un nome Kim. Ma viene da un anno disastroso, è vero. Ha giocato a tre anche con Tuchel nel Bayern. Tuchel, un allenatore che a me piaceva, ma che è impicchiata. A tre ha deluso, ma è un giocatore da prendere, cioè da andare a prendere in collo e da portarselo in braccio dalla Germania all'Italia. Se il Bayern te lo dà, perché a livello difensivo è un mostro. Avrebbe comunque bisogno di un mesetto o due per capire come gioca Inzaghi, per quello che vuole Inzaghi, però c'è da dire una cosa su Kim, che braccetto non ce lo vedo per nulla. Lui è proprio il centrale classico, l'animale ti guida la difesa, forte di testa, veloce, esplosivo, cattivo, personalità, mi piace tantissimo, ma non lo puoi mettere braccetto però. Ma noi abbiamo Carlos Augusto e Bastoni, comunque come braccetti sinistri lì ci siamo. Io ho ragioni. Io spero. Ci credo poco, ma spero vivamente che si riesca a portare Kim all'Inter, visto i buonissimi rapporti che abbiamo con il Bayern. Questo è quello che un attimino penso io. Poi c'è quel polacco dell'Arsenal, ci credo poco, perché quelle sono operazioni molto, molto onerose. Proviamo con Kim, fidati. Dammi retta, proviamo con Kim. Buongiorno era quello perfetto, ma purtroppo non abbiamo mai concorso per prenderlo. Proviamo con Kim, ma di cosa ragioni? Ciao Inter.